La scena che mi ha divertito di più è stata quando hanno arrestato i carabinieri al confine, e questo dimostra che l'Italia probabilmente anche un paese che non viene molto creduto. Quando sono scappati in Austria e i poliziotti sono andati quello che ha pompato tutti quanti, ha fatto credere che l'ha guidato il vedere il finale della storia. Le scene sono parecchie, che sono veramente rassegnate. Personalmente la prima è quando partono e decidono di scappare. La scena più bella è stata quella del papà, quando alla fine se riesce a mettergli le mani addosso. Quindi in linea principale, più che la scena, mi è piaciuto per il personaggio di Claudio Santamaria, mi sembra che si chiami, che con questo stato un po' paranoico che era quasi paradossale, diciamo. Quindi non magari una scena in particolare, ma il suo personaggio era molto divertente, quindi mi è piaciuto tutta la scena del carcere, no? Dove viene fuori tutta la, diciamo, l'incongruenza della storia, eccetera, eccetera. Lo scontro tra le ipotesi, le sogni, le cose, invece poi la realtà vera, che poi effettivamente è venuta, ma non in quel momento lì, quindi c'è un po' di vero come in tutte le storie, e c'è quello che non ha capito subito. Quella scena lì è un po' la chiave di volta di tutto il film, no? La scena più divertente in assoluto è stata quando le guardie svizzere hanno arrestato le guardie italiane. La mia scena madre è la scena finale, quando i tre ragazzi cantano e dopo incontrano i veri protagonisti della storia. E insomma, questo loro incontro-scontro è molto significativo e mi è piaciuto e mi ha colpito. Quello che non ho è sicuramente la scena più bella. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho è quel che non mi manca. Quello che non ho. Ma Vittorio Sclaverani, le sue scene madri, non le dice mai, visto che ha visto tutti i film e le ha scelti lui.